La trasmissione è offerta da Banca di Pesce e Cascina, la banca di credito cooperativo punto di riferimento per le province di Pistoia, Lucca, Pisa e Livorno. A nord del comune di Pescia si trova il territorio dell'alta valle del fiume omonimo, chiamata da sempre Valleriana. Rinominata dal Sismondi Svizzera Pesciatina, è senza ombra di dubbio una delle zone più belle della Val di Nievole. Dopo una serie di tornanti, raggiunta quasi la sommità, appare unica nella sua severità urbanistica Vellano, dove la lavorazione della pietra serena è sempre stata nel sangue dei vellanesi. Le cave hanno sempre fornito materiale della migliore qualità, che sotto l'abile lavoro dei maestri scalpellini si è trasformato in piccoli capolavori di ornamentazione o in pavimentazione. Spallette di ponti, davanzali e cornici famosi in tutta la regione e anche al di fuori del continente. Anche Lino Biagini faceva parte di questa schiera di abili operatori e in memoria del padre e di tutti gli operai della pietra che con il loro durissimo lavoro avevano fatto di Vellano un centro rinomato, Publio ha sentito crescere in sé la voglia di ricordare e far conoscere un itinerario di esposizione dei loro arnesi di lavoro, con una collezione di minerali e sassi e con una visita guidata a tutto ciò che riguarda cave, miniere e minerali in senso lato.
Oggi ci troviamo a Vellano, all'interno del Museo Storico Etnografico del Minatore e del Cavatore, e siamo in compagnia di Publio, proprio all'interno della miniera di Publio. Ciao Publio! Buongiorno, di solito parto sempre così nelle interviste. Intanto ringrazio la vostra organizzazione, la vostra televisione, i vostri operatori, tutti quanti. Allora Publio, quando e come nasce l'idea dell'apertura di questo museo storico? Beh, sai, Vellano è il paese degli scalpellini, quindi qui voi pensate che nel comune, un comune piccolo di 3.300 abitanti, 1.200 persone lavoravano nelle cave, quindi tutti quanti in famiglia avevamo degli scalpellini. Io sono figlio di uno di loro. Mi sono sempre dedicato a questo hobby, a questa passione, e come tale sono riuscito circa 20 anni fa ad aprire, con l'aiuto di tanti collaboratori, di tanti amici, questo piccolo museo che porta al nostro paese delle migliaia di persone l'anno, e credo che tutti ne abbiano risentito in bene e che faccia una bella figura anche per il nostro comune, che da sempre cerca di tornare ai vecchi tempi, di sviluppare questo turismo che la nostra valle, la Valleriana, merita. Quando è stato aperto? 14 luglio 1999. E tutti gli oggetti che si trovano all'interno di questo museo, da dove provengono? Sono 11.000 pezzi circa, provengono da altre collezioni, da discariche di immondizie, da vecchi ferracci, mercatini di antiquariato e gente di quello che aveva in casa, che ha tenuto e che poi mi ha donato per l'apertura di questo museo. Come funziona la visita di questo museo? Si parte sempre dalla parte preistorica, anzi dopo parleremo anche della chiesetta che avete ripreso. Si parte dalla parte preistorica, sono tutti questi pezzi completamente autentici, completamente restaurati, sono 8 pannelli nella parte della miniera, poi si passa nella sala da lavoro, nel laboratorio e poi nella parte finale, dove c'è da vedere la parte mineralogica. E appunto, a proposito della chiesetta, c'è una storia da raccontare. Sì, quella chiesetta che avete ripreso, quella chiesetta era sulla strada provinciale. Quando il Granduca, alla fine del Settecento, inaugurò questa strada, questa chiesetta sarebbe stata dovuta distruggere. E allora un signore, un certo Ballini, ebbe l'idea di donare questo terreno poco distante, e questa chiesetta fu smontata pezzo pezzo e ricostruita dove l'avete vista ora. Questa chiesetta è dedicata alla Madonna delle Grazie, e nel 1952, siccome era una chiesetta frequentata da molti bambini, fu dedicata anche a San Sebastiano. Raccontaci la visita. Come avete visto, dall'inizio si apre la porta, e la porta avete sentito suonare una sirena. Quella sirena suonava 3 volte quando mancava un quarto d'ora per entrare a lavorare, 2 volte quando mancavano 10 minuti e una volta quando mancavano 5 minuti. A quel momento salutavi il tuo compagno di lavoro e ti recavi a lavorare. Gli uomini lavoravano anche 12-13 ore, le donne 8-9 ore e i bambini da 6 anni, 8 anni fino a 12 anni, 6 ore. La visita, si entra dentro, la prima parte del museo, la parte preistorica, gli attrezzi dell'uomo come lavorava a quei giorni. Poi si passa alla parte illuminativa, che sono circa 400 lampade, a partire da quelle a grasso animale, olio, cera, petrolio, poi carburo e poi le ultime a piezoelettricità. Poi si passa al terzo pannello, che sono gli attrezzi da lavoro, per poi trovarci da questa parte dove ci troviamo proprio, che è la parte esplosiva, la parte dove sono esposti i sistemi di esplosione, di fare le mine, i compressori e perforatori per fare i fori, dietro di me le maschere antigas e per le polveri, poi la povera economia, le borracce che durante tutte le guerre hanno avuto la loro storia, la parte elettrica, allora con gli isolatori in porcellana e quelli di vetro che servivano per telegrafo e telefono, poi si passa ai pannelli, alla parte chimica di laboratorio, una cosa e l'altra, fino ad arrivare alla parte terminale dove c'è l'ambulatorio, la cura e il pesaggio, il sistema di spedizione dei materiali e una parte di lavorazione della miniera stessa. Questo è per questa prima sala. Ecco, questa è la seconda sala, questa è considerata la sala del lavoro. Dietro le mie spalle c'è riprodotto l'uomo scalpellino con tutte le sue attrezzature, poi c'è la parte davanti a noi che è il minatore, e qui ci sono una parte di minerali esposti che sono un po' la parte chimica e la parte geologica.
questo museo è nato da, come ti ho detto prima, io figlio di uno scalpellino, perché qui in queste 60 cave di Vellano veniva estratta la pietra serena, quello che è costruito tutti i nostri paesi di tutta la valle. E quindi questi operai lavorando, lavoravano una pietra che era buonissima e serviva appunto e serve tutt'oggi alle belle arti per restauri, statue, materiale tombale, cioè, serve di tutto. Le nostre case erano tutte in pietra serena. Quando si arrivava a novembre, che allora nevicava veramente e che veniva freddo, e i nostri uomini come potevano lavorare a cielo aperto? Non potevano lavorare. Allora venivano o si trasferivano in miniera. Chi aveva la fortuna andava sulle colline metallifere, nelle colline metallifere, in Maremma, dove veniva estratta la pirite, l'isola d'Elba, dove veniva estratto ferro, Sardegna, dove veniva estratto piombo. Chi aveva ancora meno fortuna nelle miniere di talco in Piemonte o in Valmalenco. E chi aveva ancora più sfortuna in Francia, in Belgio. Dopodiché queste persone, quando ritornava a marzo, che erano riusciti a portare il cucchiaio alla bocca per tutto l'inverno per i propri figli, ritornavano e riaprivano e ricontinuavano a lavorare nelle cave. E questo è stato un andamento continuo fino agli anni 70, che piano piano con l'avvento del cemento, il cotto, la plastica, l'eternit, che oggi è un veleno, e la pietra ha iniziato a scemare, fino a restare l'unica cava di pietra attiva in tutta la provincia di Pistoia è la cava Nardini di Vellano, che oggi estraggono dei capolavori e che tutti gli anni in luglio viene fatto un simposio di scultura che poi viene esposto e donato, questa volta è toccato a Collodi, sicuramente una bella cosa, una bella idea, una bella iniziativa anche questa per il nostro comune. Ci troviamo all'interno di un'altra sala del museo e siamo di fronte ad un pezzo eccezionale. Cos'è? Vedi, questo è uno dei pezzi che mi fa venire al museo circa 1000 persone l'anno. È un geode diametista trifacciale, perché ha tre facce geodate, geode si chiama, e sono tutti cristalli d'attaglio. Inoltre è spruzzato all'interno con dei microcristalli di aragonite che, quando spengi la luce, sono fluorescenti. Quindi questo è un pezzo rarissimo, è 140 kg, 1,10 m di altezza, e l'unico pezzo che era stato trovato simile pare che sia al Museo di Torino, che è una settantina di chili. Io l'ho comprato a Monaco di Baviera, però viene dal Brasile. Noi tutti gli anni, specialmente con le scuole, i circoli, le house, le scuole che vengono da fuori, noi organizziamo delle escursioni e, oltre che le visite museali, noi facciamo preparare ai ragazzi delle campionature, facciamo vedere come reagisce un minerale, facciamo vedere come si pulisce, insegniamo, e abbiamo a disposizione oltre 2000 libri e 300 fra cassette e DVD che mettiamo a disposizione gratuitamente per qualsiasi tipo di studio. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e naturalmente per tutto quello che fai, perché questo è un patrimonio raro e bisogna avere sicuramente la passione e il modo di poterlo mantenere. Grazie, lo dico di nuovo io a voi, perché come persone come voi, con la vostra attività si riesce a promuovere questi paesi che hanno veramente bisogno di tutti. Voi ricordatevi che non c'è solo Vellano nella Valleriana, ci sono altri 9 paesi e tutti i paesi hanno bisogno di un aiuto e tutti i paesi hanno bisogno di essere visitati e tutti i paesi hanno tutti quanti qualcosa da far vedere, cose che normalmente non si vedono tutti i giorni. Grazie di nuovo e arrivederci a una prossima esperienza. Thank you.
pesce a fianco a noi. Perché pesce siamo 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 noi. Siamo noi. Perché pesce siamo noi. Perché pesce siamo noi. Perché pesce siamo noi. Pesce siamo noi. Sono in compagnia di Marco, titolare della cava Nardini, una cava particolare perché è l'ultima rimasta di pietra serena. Senti Marco, raccontaci la storia di questa cava. Sì, ad aprire la cava è stato mio padre a metà degli anni 60, poi da metà degli anni 90 sono subentrato io, mio padre è andato in pensione e attualmente non è qui, però comunque viene sempre in cava perché comunque è rimasta la sua passione. Allora, la pietra serena noi la ritroviamo nella nostra quotidianità, quindi un po' dovunque. Sì, diciamo che in questi borghi, nella Val di Nievole, Pesciara, il comune è tutto costruito con questo materiale, perché una volta era il materiale principale per la costruzione, non esistendo il cemento armato era il materiale più usato, e anche il lavoro, lo scalpellino, era il lavoro, diciamo, insieme al contadino che lavorava ai campi, era il lavoro principale.
Ad oggi come si è trasformato il lavoro? Oggi si è trasformato perché comunque è molto diminuita la manodopera, quindi c'è meno personale specializzato, perché comunque questo è un lavoro che devi, come poi tutti i lavori artigianali, li devi iniziare da bambino, perché se no non ci riesci, oltre ad avere la passione logicamente. Lavoriamo ancora sempre con cose per l'edilizia principalmente, e poi ora abbiamo anche spaziato nella scultura, diciamo. Infatti sono presenti due opere che sono in fase di essere create, che sono due opere con due destinazioni diverse. Sì, vabbè, queste sì, non hanno ancora la destinazione, sono opere fatte dagli scultori, forse per essere vendute oppure anche vengano tenute da loro, insomma. Loro vengono qui e si mettono a lavorare qua, quindi? Io do la possibilità a loro di stare qua, utilizzare magari i macchinari che sono presenti in cava e la pietra, comunque di scegliersi il blocco che voglio. Senti Marco, a noi piacerebbe vederti lavorare qualcosa, ci puoi accontentare? Quello che posso fare sicuramente. Allora noi ti ringraziamo e appunto andiamo in officina. Grazie. Nel punto più alto di Pescia e alle nostre spalle un panorama mozzafiato sulle castella della Valleriana. Buongiorno Marco. Buongiorno Ilaria. Raccontaci la storia della Valleriana. La Valleriana è composta da 10 frazioni del nostro comune, tutte sulla nostra montagna, e questo è il punto più alto dell'ultima frazione che abbiamo, che si trova a Pontito, a 18 km da Pescia, e siamo a circa 1000 metri d'altezza. Quindi questo per dire che il nostro territorio, nonostante il comune diciamo sia un comune medio grande, è un comune molto esteso e si passa da un'altezza di 150 metri sul livello del mare a 1000 metri. Vedete da voi insomma quello che può essere anche l'esigenza e il cambiamento del paesaggio, perché si passa da un'attività boscata che abbiamo attraversato prima di arrivare qui a un'area completamente vocata anche a pascolo, e naturalmente il panorama insomma lo vedete, parla da solo. Sono 10 frazioni tutte ugualmente importanti, molto operose, e all'interno ci sono tantissime associazioni di volontariato che fortunatamente continuano a resistere, fanno tantissimo per le nostre frazioni, per tenerle in vita e anche per tenerle decorosamente e adeguatamente mantenute. E naturalmente ci sono tante specificità all'interno di ognuna di loro. Ognuna di loro ha una storia e naturalmente mi complimento con tutte. Danno insieme a loro una bella spinta molte attività produttive che hanno resistito sulla montagna e che si stanno ricostituendo, in particolare le aziende agricole e agroforestali, fatte anche da tantissimi ragazzi giovani. Allora, per un visitatore che volesse venire appunto in quella che è la Valleriana o Svizzera Pesciatina, può seguire un itinerario? Sì, l'itinerario è quello delle 10 castella. Uno arriva a Pescia, direi che una volta che fa magari una tappa a Pescia con Pinocchio, con Lodi e poi tutte le nostre opere d'arte che sono all'interno del comune di Pescia, salendo su attraverso la prima diciamo delle castella, che è Pietrabuona, trova il Museo della Carta. Il Museo della Carta che è una delle eccellenze, perché Pescia naturalmente è caratteristica per la carta che è stata fatta negli anni, e quindi lì abbiamo il museo che ci racconta tutto quello che è stata questa caratteristica negli anni. Poi
abbiamo un'altra frazione che ospita due eccellenze, che è la Avellano, la Cava di Pietra e la Miniera di Publio Biagini. Da lì io consiglierei di spostarsi a Castelvecchio per vedere la Pieve di Castelvecchio, e a quel punto lì, visto che siamo lì vicino, andrei a Sorana, perché a Sorana c'è il fagiolo di Sorana, che naturalmente è una tipicità del nostro territorio che è conosciuta, e così invece di vedere basta, magari ci si ferma anche a mangiare. Dopodiché, naturalmente, tutte le altre frazioni vanno viste perché bisogna entrarci dentro per capire quale sia non soltanto l'accoglienza, ma perché si entra all'interno di una cartolina. Quindi hanno della storia da raccontare e hanno all'interno delle caratteristiche che vanno viste, non perché hanno una particolare rilevanza, come per esempio può essere quella della Pieve di Castelvecchio, ma perché proprio la tecnica costruttiva di sé fa parlare di quello che è stato nel tempo la costruzione e la realizzazione di queste frazioni, che naturalmente, se uno le vede da lontano, sono tutte piccole fortificazioni, quindi non ce n'è una che sia meno bella dell'altra, e quindi vanno visitate tutte. Naturalmente all'interno di queste ci sono le eccellenze che ho appena raccontato. Perché
perché Pescia siamo noi. Perché Pescia siamo noi. La trasmissione è stata offerta da Banca di Pesce e Cascina, la banca di credito cooperativo punto di riferimento per la Val di Nievole e la Lucchesia.